una cosa, per fortuna poi ho fatto il gol nel secondo, che è stato decisivo per la gara. Raccontaci questi due errori. Il primo soprattutto a cosa pare, se parte mirato bene. Mirato lui, purtroppo sì, ho mirato male. No, il primo sì, ha stoppato, ha voluto calciare subito con Tigliano sul tempo, però diciamo che l'ho preso più che sul tempo. Poi vabbè, al secondo pezzo mi sono anche abbastanza fortunato lui, perché mi è arrivato l'uomo addosso, quindi ho provato a schiacciarlo, ho voluto di saltarlo e se l'hai trovato in mano. Poi per fortuna, ripeto, è arrivato il terzo, che è quello che non ci conta di più. Sì, la seconda di gol è molto bella, di scena, cross basso, gran finta di Giaponelli, che mi ha spiazzato la difesa, tu mi sapevi quello che c'ha. Cioè, credo di più o lo sapevi, insomma, diciamo che in settimana comunque anche con Mattia ne abbiamo parlato tanto di come mettere a metà le palle. Ci sta che poi tante volte si va sul primo, come ha fatto Jack, fa un bello, mi lascia poi se ci credi, mi lascia da solo il secondo palo, quindi poi è stato anche molto più facile per me. Era un bel primo tempo, poi dopo il gol, insomma, qualche paura, qualche timore è riuscito a ripartire e offrire una buona parata, anche quando sono riuscito a stimare. Se vogliamo poi la nota negativa, questa dove c'è la migliore di più, proprio in tutto quell'aspetto di rimanere, anche quando si segna un gol sembra quasi che cada il mondo, dovrebbe essere un aspetto favorevole. No, beh, diciamo che non parliamo di nuovo, comunque sono cose che ci sono già accadute e che stiamo cercando di migliorare. Ripeto, io penso che questa è una delle squadre più attrezzate per adesso quest'anno, e giocare in casa loro non è facile, comunque giocarono bene, sono stati bravi comunque a tenerci lì. Noi abbiamo cercato di fare nel nostro meglio, in campo comunque c'era sempre qualcuno che aveva fatto anche 100 minuti, 120 minuti di giovedì, quindi c'era così che non era facile per nessuno, abbiamo retto finché è finita la partita. E poi tu sei uscito, hai cambiato un po' anche lo schieramento, tanti mediani, a dire portiamola a casa, alla fine l'avete portata a casa proprio con le unghie sui denti. Sì, soprattutto alla fase finale, quando hanno avuto l'occasione loro di avere di testa, sono stati fortunati, però penso che gli abbiano concesso poco, soprattutto guardando il nostro primo tempo. Ripeto, qui non è facile giocare e vincere, penso che pochi ci sono riusciti e ci sono molto belli. Ecco, fino a è capitato di giocare mediamente in alternanza con Simone Peribocchi, però visto al momento del cambio vi siete abbracciati bene, cioè c'è competizione, c'è rivalità, come vivete questo, non vorrei dire dualismo, ma il fatto che si giochi con una punta sola, almeno finora, esclude all'uno di essere in campo con l'altro, come si vive all'interno? Ah, beh, si vede bene, comunque la competizione è una competizione sana. Simone dalla sua c'è l'esperienza, io dalla mia c'ho la gioventù, quindi comunque sono due cose buone per entrambi. Quando posso cerco di chiedergli il consiglio, comunque se può, è lui il primo a darmene, a me può far piacere, poi è normale, se sceglie il mister, se fa giocare tutti insieme, se uno deve essere l'alternativa dell'altro. A me non riguarda, sinceramente, non è un problema. Certo. E domenica arriverà l'Alto Adige, che è un pezzo importante del tuo passato, sensazioni particolari o si guarda solo al futuro? No, si guarderà sicuramente solo al futuro, magari con qualcuno si divertirà prima della partita, fa qualche battutina, ma niente di più. Oggi ci godiamo questa partita fino a martedì, e poi da martedì inizieremo a pensare all'Alto Adige. È andata una volta, non è stato bisogno di parate particolari, si è riuscito a subire gol e a sportivo per vantaggio a portare a casa la sera. Sì, oggi ci godiamo questa vittoria importante, c'è una squadra molto attrezzata, siamo soddisfatti perché non c'era cercando di limare ogni singolo errore che facciamo. Siamo contenti, ci godiamo questa vittoria, questa è la la parte più difficile, così serio, con pochi minuti, non era una forte, ma ti ha rimbalzato davanti. Sì, sì, è stata una parata, un gesto tecnico abbastanza complicato, però durante la settimana il mister del venerdì lavoriamo tanto sulle varie situazioni, per cercare di riportarla alla domenica. Oggi sono contento perché sono riuscito a trasformare dalla settimana a domenica. Il 90° di soffiato, ho soffiato, un po' pregato.
andata bene, un po' di fortuna ci serve. Meno Buffon, potuto almeno tentare la parata, c'è già fatta. Era stato molto bravo Presidente, quando è andato a fare il test, quando ha contato col terreno, ha schizzato così. Sarebbe stato un ottimo gol per lui, però oggi è andato anche così. Senti, una città dopo di vantaggio di Diego, intanto qualche, non so, teniamo a paura di vincere, perché il disegno di prima non si sbagliava, perché fanno ancora più, perché guardiamo ovviamente la partita dopo una vittoria, cioè, lì forse è l'aspetto in cui c'è da guardare di più. Sicuramente gli aspetti sono tanti, però dopo una vittoria è bello guardare il bicchiere mezzo pieno, noi oggi guardiamo questo e da questo ripartiamo. Pure la CIA è fantastico con il Cesena, e se non ricordo male anche allora la partenza non fu assolutamente molto positiva, magari quella è la più forte, ma c'è lo spazio per risalire, cioè potrei non vincere anche la Cesena, per piazzarsi un po' meglio di come adesso c'è. Il campionato di 16 ore dobbiamo stare vicino, il tempo per fare il contrario di tutto c'è, come ho detto. Quando sono arrivato qua a Vicenza, ero a Cesena, a novembre, eravamo undicesimi, poi alla fine abbiamo vinto il campionato, ma abbiamo una squadra che piano piano si è calata nella mentalità, ha analizzato i propri errori, li ha migliorati e poi è arrivato come è arrivato. Qua possiamo fare bene, ma è importante che ci sia un po' di pazienza da parte di tutti, perché comunque siamo una buona parte ragazzi che arrivano da altre società e la gente deve sapere che comunque noi durante la settimana ci impegniamo davvero al massimo in ogni singolo allenamento per dare a volte 10, a volte 9, ci vuole solo un po' di pazienza. Bene, grazie. Vittoria, finalmente una partita che giocato secondo il primo tempo bene, tu hai avuto la palla per pochi minuti con l'inserimento, abbiamo capito bene, hai mancato la palla, se non ci sei arrivato, l'inserimento era perfetto su questa sfideria. Cosa che tu stai facendo spesso con buoni risultati, l'inquinazione, cos'è accaduto? No, lui ha messo una gran palla, è stata uscita una bella azione, sono dentro, purtroppo devo migliorare sotto poco, devo essere un pochino più lucido, come inserimenti va bene, solo che adesso ci vuole magari più concretezza, quello sì, abbiamo fatto delle belle azioni, secondo me un buonissimo primo tempo, insomma, da ripartire di là. Sì, la cuna, se vogliamo, del primo tempo, ci sono state tante azioni da gol e purtroppo nessun gol è segnato, ma la supremazia del Vicenza è stata lenta. Una svolta abbastanza anche clamorosa rispetto alle ultime tre partite in cui avevate giocato male. Cosa è successo? Siete guardati negli occhi? Cosa è successo non lo so, perché comunque abbiamo ripreso forse le partite fatte magari nelle prime partite e noi abbiamo forse sbagliato queste ultime due o tre partite in cui magari abbiamo creato meno rispetto a quelle precedenti, quindi siamo ripartiti semplicemente dove avevamo lasciato, quello forse abbiamo fatto, ci siamo ritrovati, abbiamo avuto un momento, un periodo particolare e solo noi siamo riusciti, insomma, a uscirne con la squadra. Avete capito? Avete dato una spiegazione perché avete avuto questa regressione che è stata sotto gli occhi di tutti abbastanza chiara, netta, insomma, a Salò, a Propatria, con sport detta molto tolle, giocato tanti ragazzini, ma insomma eravate fin troppo brutti per essere veri. No, è vero, ci sono state quelle due partite in cui abbiamo sofferto tanto, correvamo male, abbiamo corso male, magari in queste ultime, oggi soprattutto, ci siamo ritrovati noi, abbiamo trovato le misure, abbiamo trovato più compattezza. Dietro secondo me abbiamo fatto un'ottima partita rispetto magari nelle altre e in più ci siamo dati la mano tutti quanti, abbiamo cercato insomma di capire il periodo particolare, il periodo difficile in cui stavamo, era giusto così, dare una svolta a livello di prestazione più che altro, l'abbiamo data e adesso continuiamo questa strada. Quindi a un certo punto è andato Corticchia, poi Capo, Topano, è stata una linea, immagino, in mediana, poi si poteva anche parlare di schema, di modo, insomma, avete detto la portiamo a casa in tutti i modi. Sì, abbiamo fatto secondo me bene, abbiamo sofferto su una palla gli ultimi due minuti quella palla di testa, per il resto abbiamo subito poco, qualche cross, ma
ma poca roba rispetto, insomma, a loro. Secondo me sono un'ottima squadra, quindi ci siamo confrontati contro una squadra all'altezza della portata, ma noi abbiamo dimostrato al primo tempo di essere all'altezza, di essere Vicenza. Adesso noi cercheremo, insomma, in tutte le partite di dare il massimo, e questa è la linea che dobbiamo seguire, perché è quella giusta, è la via giusta, e speriamo di continuare così. È una partita che può essere quella della svolta, ma per esserlo lo dovete dimostrare con tanti altri risultati sul campo. Una vittoria, anche se in un campo difficile, basta. No, infatti non è la partita della svolta, è una partita che comunque ci permette di fare punti e di ritrovare una prestazione importante dopo tante magari sbagliate, quindi questo è un tassello che va aggiunto ai prossimi. Cinelli, a che punto è, che campionato finora pensi di aver disputato? Io ovviamente credo che tu puoi fare molto. Sì, anche quello, anche secondo me, ma tutti quanti, io in primis voglio dare qualcosa in più, e spero, insomma, di migliorare, ecco, sotto porte, essere più lucido, di arrivare magari arrivarci meglio, e io mi aspetto sia da me sia da Vicenza almeno un anno di corsa, di sofferenza, ma alla fine di risultato.